Periodo di Team of the Season, non vorrei mica perderteli anche quest'anno. IG Volte, il sito con la consegna più veloce al mondo, sicuro, velocissimo e affidabile. Passa in descrizione, clicca il link e con il codice Foolish avrai un ulteriore sconto del 6%. Eccoci qui, siamo tornati nella più bella carriera allenatore di tutta YouTube Italia. Sì, va bene, Luca, tiratene un altro po' che si rompe. Ovviamente, scherzi a parte, bentornati in un nuovo episodio della carriera. Ma quant'è bella la mia penna della Sampdoria che mi ha regalato il mio presidente del calcio. E no, non parlo di Massimo Ferrero, parlo di quello proprio dove gioco io. Come al solito, prima di iniziare un episodio, andiamo a salutare l'ultimo like su Instagram. Passate qui sotto in descrizione dove troverete tutti i link ai miei social network e seguitemi dovunque. Attenzione perché l'ultimo like è di ManuBomber97, alias Manuel Donofrio. Ecco qui, ciao Manuel, grazie per aver messo like al mio ultimo. No! Ecco qui, ciao, grazie Manuel, grazie per aver messo l'ultimo like. No! Ecco qui Manuel, grazie per aver messo l'ultimo like a qualche mio post. No! Ecco qui la... No! Mamma mia! Ecco qui Manuel, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Qui si inizia a respirare l'aria dei big match. Ora il Villarreal e alla prossima il Milan. Oggi mi accontento anche di un pareggio perché dobbiamo assolutamente passare il turno. Tanto credo che ci sia poca differenza tra la prima e la seconda posizione in Europa League in FIFA. Le ultime parole famose. Facciamo un turnover completo, cerchiamo di far giocare chi ha giocato meno. E poi il 4-3-3 con Ibra davanti me l'avete consigliato praticamente tutti. L'importante è che giochi Simone Paduin. Tutto pronto a Marassi. Carbonero, vedi dentro Odegaard che si è proposta. Attenzione, c'è Ibra, prova il tiro da fuori subito Zlatan. Ibra, adesso fai salire il Carbonero che riparte in contropiede. Servito da Daniele Verde, attenzione, c'è Ibra, prova a servirlo Verde, stavolta sbaglia lui. Zlatan non è colpa tua. Ibra, dentro per Verde, attenzione, una gran palla di Ibra per Verde. Verde prova ad allungarsela, non ci riesce per un pelo. C'è Odegaard, vede Ibra, prova a lanciarlo in profondità. Ibra la mette giù, aspetta a rinforzare i compagni. C'è ancora Odegaard, Odegaard prova la linea di passaggio. Dai Vasco, spingi pure che c'è solo Ibra. Che bel passaggino di merda. Carbonero, prova ad allargare dove c'è Simone Paduin, il nostro super uomo. E poi cerca una linea di passaggio, un bel corridoio per Odegaard. Odegaard si ferma, va sul fondo, prova a metterla Odegaard. C'è Verde sul secondo palo ben appostato. Niente, neanche la rimessa laterale ci danno, ma è una gioia. Dentro per Ibra, attenzione, poteva scattare Ibra, invece se la fa dare sui piedi. Poi prova a ridarla dentro per Kristisic. La palla arriva però a Carbonero, in qualche modo il tiro di Carbonero, una fucilata. Non me l'aspettavo. C'è Ibra, attenzione, si appoggia Carbonero, vede il taglio di Daniele Verde in profondità, prova a servirlo sulla corsa. Verde si fa prendere in controtempo e poi però mantiene il possesso. Verde, attenzione, entrato in area. Verde, ancora lui, deve aspettare qualcuno. E no, c'era lì, perché non l'hai passata dietro? C'era Kristisic liberissimo. Vasco Regini, prova la verticalizzazione per Ibra che si appoggia. Sbaglia ovviamente il passaggio, allora può ripartire in contropiede il Villarreal. Attenzione, Ibra, possesso della palla, si appoggia a Daniele Verde. Verde, prova il corridoio per Ibra, servito, messo giù. Vabbè, però non gli fischiamo neanche i falli. Duncan prova a pressare, attenzione Duncan, recupera un gran pallone. Ancora Duncan in possesso, fa andare Odegaard. Che giocata di Duncan, l'interdizione. Dentro ancora, attenzione perché c'è Kristisic in area, il tiro di Kristisic. E c'è il gol, c'era anche Ibra comodo. Ma Kristisic la sbroglia lui. Ma cosa ha fatto Duncan? È tutto merito di Duncan. Mamma mia, che giocata in mezzo a due. E poi ha vinto un rimpallo fortuito, ma ha fatto tutto lui. Odegaard, ancora per Duncan, che serve anche l'assist. Il tiro di Kristisic, sotto la traversa, sotto l'incrocio, 1-0, non abbiamo mai tirato in porta. Al primo tiro troviamo il gol, e non è il gol di Ibra. Ibra Kristisic. Attenzione, perché adesso provano a scendere loro. Adesso metteranno un assetto molto offensivo per provare a recuperare il gol. Bruno sul punto di battuta, sono tutti i suoi piazzati, la mette dentro. Proviamo a farlo uscire, il tiro. La palla ancora lì. No! Che cazzata, per fortuna la traversa. Carbonero, vede Ibra, prova a lanciarlo in velocità. Ibra che taglia dietro, addirittura il portiere più veloce di Ibra. Non ce la posso fare a giocare con lui. Provano a giocare col fuoco, ma c'è Ibra in agguato. Ibra va in pressing, Ibra non riesce a rubare la palla, nonostante la sua stazza, la sua mole, il suo fisico. Allora Ibra prova a inseguirli, vuole rubarla. Ibra, prendila una volta. Ibra, attenzione, la tiene qui Ibra. E poi fa andare, è partito ancora Kristisic. Quanta ne ha Kristisic, che partita di Kristisic. Ancora lui, Kristisic prova
il cross per Ibra. Kristić c'è un altro da tenere d'occhio, non lo facciamo mai giocare ed è forte. Kristić c'è ancora dentro, serve anche l'assist a Carbonero. Carbonero mantiene il possesso della palla, la palla è ancora qui, si appoggia allora a Duncan. Duncan vede Ibra, lo serve, Ibra ancora da Duncan, mamma mia come stiamo giocando. Padoin prova il cross per Carbonero, che la tocca di testa, il gol. Era fuori gioco però, mamma mia che azione abbiamo fatto, sono contento lo stesso. La palla la recuperiamo alta, attenzione c'è ancora Ibra che può andare incontro, può proteggerla, può far andare Kristić ancora largo da Daniele Verde. Che palla di Kristić, che imbucata per Verde. Verde la mette bene, Verde va al cross, dove c'è Duncan che prova a fare la sponda. Siamo una furia oggi. Don Cora all'indietro per Campagna, i due entrati perché non giocano quasi mai, anzi praticamente mai, era l'esordio stagionale. Calcio d'angolo, Verde dalla bandierina la mette dentro, dove c'è Silvestre che va a saltare, il portiere a vuoto, la palla è ancora qui. Ibra va in pressing, attenzione Duncan, steccalo. Ruiz la mette dentro, attenzione dobbiamo andare a saltare, molto bene, c'è Moisander ancora una volta, il migliore in campo forse insieme a Kristić. Ibra fa andare Daniele Verde nello spazio, Verde in area, Verde prova il tiro, Verde la parata di Sergio Asensio, la palla è ancora lì, calcio d'angolo. Invece no, guardate la sfiga di merda, va bene il 90esimo, proviamo a tenere qui la palla, venitela a prendere, molto bene Duncan, proteggila, proteggila, non perderla Duncan, bravo sulla linea Duncan, no l'ha toccata lui, che sfiga. Verde fai un fallo kamikaze, ora rompetegli le gambe ragazzi, non fategli arrivare nella nostra area di rigore, dobbiamo prendere questi tre punti, sono importantissimi, finisce qui, abbiamo vinto contro il Villarreal. Ma anche oggi Ibra segna domani. Hai ragione Munir, però ti voglio tenere per il Milan. Abbiamo Regini e Padoin che non stanno benissimo, ma ragazzi abbiamo una rosa corta in difesa, dobbiamo metterla a posto a gennaio. Però andiamo con i super titolari, con la coppia Dybala Munir, il doppio falso 9. Il Milan è la mia bestia nera, di solito faccio sempre delle partite come con la Lazio, ne prendo tanti. C'è Padoin dentro per Cuadrado, Cuadrado prova a cercare la verticalizzazione per Paolo Dybala, per vie centrali Dybala, serve Rugani che non si sa perché è lì, attenzione perché si è inserito Gnoguri. Gnoguri è entrato in area di tutta corsa, ha messo giù Gnoguri, ma perché c'era Rugani lì? Rugani lì, Gnoguri? No. Fernando lotta come un leone, poi mamma mia tunnel a cercare Padoin, Padoin può andare al cross sul fondo per Munir, Simone Padoin. Proviamo a far girare il pallone, facciamo qualche triangolo, Cuadrado dentro per Dybala, prova a chiamare in causa Simone Padoin che arriva, Emilia allora, Cuadrado che fa il terzino, Padoin che spinge, Dybala che prova a inserirsi, Padoin che non gliela passa, Bonaventura gliela ruba e parte il Milan in contropiede, per fortuna si ferma. Attenzione, c'è ancora Dybala, Dybala vede il taglio, l'inserimento di Munir che fa un gran taglio, Munir ancora in possesso del pallone, ne butta giù due, Munir prova a girarsi, Munir, il tiro di Munir, ha fatto tutto benissimo, Ibra prende appunti, allora sarà punizione, la batte Ondala, mette bene, Fernando deve saltare, possiamo partire in contropiede con Cuadrado che è praticamente a un'autostrada, serve Iese che fa l'intervento centrale più avanzato, perché poi Fernando gliela devi ritoccare, perché dobbiamo andare a prendere gol, perché i nostri giocatori si toccano la palla vicenda sulla ripartenza, ma ne fa lo stronzo anche. Fa l'assist da stronzo. Perché? Perché? Spiegatemi il perché. Guardate, se la tocca la vicenda li andiamo a perdere. E fa anche lo stronzo Menez per farci il passaggio filtrante. Io ve l'avevo detto, io il Milan lo odio in FIFA, non riesco mai a giocarci. Abbiamo tutto il tempo per recuperare, ma sono incazzato come una iena. Padoin ancora dentro per Fernando. Fernando va da Dybala, Dybala prova a stopparla, non ce la fa. Fernando ancora lì, Fernando devi svegliarti, perché stai facendo una brutta partita. Ancora Fernando in possesso del pallone che non riesce a passarla. Attenzione c'è Montolivo, vi prego no, è gol o assist da Montolivo, no, che addirittura va via in dribbling al limite dell'area. Montolivo, che cosa fai? Dybala si appoggia a Fernando, attenzione, vede Iese, che gran corridoio per Iese, puoi spingere Iese, dai capitano, risollevacela tu, Iese in area, prova il tiro, deviata? Sì, sarà calcio d'angolo. Dybala dentro, verticalizzazione, cercare ancora Munir, Munir può andare, Munir sempre lui, vede l'inserimento di Dybala, prova a servirlo, la palla deviata, arriva comunque tra i piedi di Dybala, Dybala ancora lui, va dentro, da Cuadrado, il tiro, Diego Lopez, però ci siamo, siamo vivi, Iese, verticalizzazione, attenzione a cercare Munir che va per l'inserimento di Dybala, Dybala in area, con il mancino, no, non ci credo, no, non ci credo proprio, Dybala a giro li fa sempre, ma proprio sempre, impossibile, no, non ci credo. Dai, ma è maledetta questa partita. La squadra che sale insieme a Munir si appoggia a Iese, il nostro capitano, invece no, serve Dybala che fa andare Cuadrado, gran taglio di Cuadrado dietro tutta la difesa, Cuadrado ancora in area, Cuadrado prova a saltare, Cuadrado in buona posizione, Cuadrado il tiro, la parata, stiamo facendo tutto di tutto, non riusciamo a farla entrare. Guardate, guardate chi la tocca, Abate. La tocca Abate di spalla. Dybala dentro per Cuadrado, ancora una volta siete in due, tenetela, Cuadrado può andare, Cuadrado la può mettere di testa, il colpo di testa di Munir, di Zukanovic, chi cazzo era, palla non entra, la porta è maledetta. C'è Fernando, attenzione, in buona posizione,
Serve Yese, che si appoggia a Munir. Vada Dybala. Ancora, sono partiti tutti. È partito il circo, dentro per Munir. Su Alex, che è in vantaggio, non riusciamo a prendergliela. Attenzione, c'è Fernando che, io ve l'avevo detto, sta facendo una partita di merda. Spiegatemi perché si è dovuto girare in quel modo Fernando. Per farci prendere un altro gol, vero? Per farci prendere un altro gol, vero? Perché adesso devo incazzarmi, ma io col Milan non riesco mai a giocarci perché succedono ste cose. Nyoguri, attenzione, Munir allunga la squadra, vai in contropiede, vai sul fondo, vai in profondità Munir. E adesso aspetta perché sei troppo da solo. Dentro per Nyoguri, attenzione, va dentro da Dybala, murato Nyoguri, la palla che è ancora qua. Dobbiamo pressare alto, dobbiamo uscire, metto ultra offensivo, attacco totale, non me ne frega più niente. Perdere 1-0, perdere 2-0 uguale. C'è Padovin, stanchissimo, stremato, Fernando, ancora lui dentro, da Yese. Yese vede il taglio di Zukanovic, prova a servirlo, Zukanovic è in aria, una pinta di Zukanovic, la palla ancora lì, no, perché non l'hai data dietro? C'era Munir, da solo la tirava benissimo. Dai ragazzi, è il 90esimo, crediamoci, c'è ancora Cuadrado in buona posizione, serve Dybala fa correre Munir, che adesso deve andare a fare esterno, perché Cuadrado fuori posizione, la palla ancora dentro, per Dybala, sarà calcio d'angolo, anche Scuffet in the box, c'è anche Scuffet a saltare, Cuadrado che batte il calcio d'angolo, attenzione, la palla finisce lì, Fernando, fai l'unica cosa buona. La tua partita, Padovin, il tiro di Padovin, il pallone di Padovin, la palla lì, e il gol 1-1 al 90esimo. Grazie Simone Padovin di esistere, grazie Simone Padovin di esistere, hai preso il palo da lontanissimo, ha fatto gol Regini sulla ribattuta al 90esimo, guardatelo, il palo mi fa impazzire di gioia, si meritava il gol. E poi Vasco Regini alla Pippo Inzaghi proprio contro il Milan, l'airone Vasco Regini, la serpe Vasco Regini, mamma mia che gol da attaccante puro. I nostri terzini ci costruiscono il pareggio, una vittoria sarebbe stata meritatissima, ma quella palla non voleva entrare e anche all'ultimo secondo ha dimostrato di non volerlo fare, ma poi ci pensa Vasco Regini con il primo gol in Serie A. Abbiamo Regini e Padoin che non stanno benissimo, ma ragazzi abbiamo una rosa corta in difesa, dobbiamo metterla a posto a gennaio. L'emozione più bella da quando gioco alla carriera di FIFA finisce qui, 1-1 al 90esimo, ma ci meritavamo assolutamente la vittoria. Guardate, guardate, il mio ha fatto solo quel tiro, solo quello. Sono sudato come una merda. Mi dispiace, ma la nuova formazione titolare è esattamente questa qui, perché spingiamo tanto con il 4-3-3. No, non ci voglio credere, non ci posso credere. 3 mesi di stop per Fernando. Cazzo che sfiga, cazzo che sfiga. Tra l'altro battere il Milan sarebbe stato un gran colpo, perché saremmo andati a 25 e loro sarebbero rimasti a 28. Magari con Munir titolare qualcosina cambia. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto.